Chi siamo? A Call of Yehoshua Ansari Murder. La vera Call di Yehoshua è una semplice riunione di persone interessate a studiare e approfondire quanto scritto 3500 anni fa nelle antiche scritture, per comprendere il significato del progetto rivelato in esse dal Creatore che si fa conoscere come colui che era, che è, e che diviene, Aya Asher Aya, come fu comunicato a Mosè sul monte Sinai. I discepoli del primo secolo erano una Call? Sì, infatti gli apostoli si riunivano tutti insieme come un'assemblea familiare a Call, all'aperto o nelle case private. I primi credenti facevano parte di una religione? Lo stesso Messia, in tutta la sua vita, non istituì denominazioni o confessioni religiose, non fece costruire edifici di culto in cui riunire le persone, ma concentrò il messaggio che portava nel nome di Yehoshua su di una fede pura e sincera, fondata sulle persone che desideravano cambiare comportamento e stile di vita, libera da formalismi religioso che la classe dirigente politico, religiosa, voleva invece imporre sulla gente. I credenti moderni dovrebbero far parte di una vera Call in Yehoshua per essere riconosciuti come autentici e sinceri studiosi delle scritture? Sì, infatti possiamo leggere direttamente dalle scritture che i primi apostoli erano molto legati al Messia e tra di loro, seguivano esclusivamente il modello di vita tracciato dal Messia riunendosi in piccole Call formate da persone che volevano conoscere la verità e il significato del nome Yehoshua. La via della salvezza è legata a particolari religioni, all'adorazione della Madonna, di intercessori e di presunti santi? No, l'unico mediatore tra Yehoshua e l'uomo è Mashiach Yehoshua suo figlio. Infatti egli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14:6, vuoi farne parte anche tu? Contattaci, www.a-kaal.info, info-kaal-libero.it.